Avevano trasformato una delle spiagge più grandi del litorale del capoluogo in un dormitorio maleodorante e colmo di rifiuti. Uno spazio invivibile anche per coloro che abitualmente frequentano il giardino del lungomare, quelli che ospitano le giostrine per i bambini. Il blitz del nucleo prevenzione reati e decoro urbano della Polizia Municipale, agli ordini del comandante Carmine Novella, è scattato alle prime luci dell'alba. Su sollecitazione dei residenti del quartiere, che avevano inviato anche un dettagliato dossier alla segreteria del sindaco facente funzioni Enzo Napoli, gli agenti si sono recati nell'area dell'ex ostello della gioventù, sul lungomare, nel quartiere Torrione. L'interno della struttura è sorvegliato dalle telecamere, così quattro persone, due marocchini e due donne romene, avevano scelto di dimorare all'interno dell'area e non dell'edificio, per eludere il sistema di videosorveglianza, sfruttando la copertura di alcune balconate. Le quattro persone sono state sorprese mentre dormivano. Un uomo con permesso di soggiorno era già stato segnalato all'ufficio anticrimine della Questura di Salerno ed aveva precedenti penali. Nei suoi confronti è stato emesso provvedimento di foglio di via obbligatorio, lo stesso che aveva ricevuto poche settimane fa l'altro nordafricano che non aveva con sé documenti identificativi. Per tale motivo è stato condotto presso l'ufficio immigrazione della Questura di Salerno per fotosegnalazione e successivamente è stato identificato, verbalizzate ed allontanate anche le due donne. Il blitz non si è fermato all'area dell'ostello, però, perché sulla spiaggia antistante, in prossimità del muro che delimita lo spazio con le giostrine, ecco due barche capovolte per creare un alloggio di fortuna con spazi delimitati con teli di plastica. All'interno cinque cittadini di etnia rom, tutti verbalizzati per bivacco. Tre di loro sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Le condizioni igienico-sanitarie degli spazi erano pessime, un assoluto degrado che pregiudicava anche le condizioni dei giardini sovrastanti. Le stesse persone trovate nel corso del blitz sono state poi impegnate nella bonifica degli spazi, con il successivo intervento anche del personale del Comune e di Salerno Pulita.